Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Elettoranto, quando mancano poco più di 15 giorni al 12 giugno in vista delle elezioni comunali. Alvignano è uno dei 18 comuni casertani chiamati al voto e con noi oggi abbiamo i due candidati a sindaco per Alvignano, la lista per Alvignano di Angelo Di Costanzo e Angelo Marcucci. Anche lui candidato a sindaco uscente, ricandidato con la lista noi con voi. Benvenuti. Buonasera. Intanto io ho dato uno sguardo rapido ai vostri interessanti programmi elettorali, ma voglio dire, sono realizzabili? Iniziamo con Angelo Di Costanzo e poi la stessa domanda la rivolgo anche a te. O sì, sono molto ambiziosi? I programmi sono sicuramente ambiziosi, però voglio dire, se uno non punta in alto, alla fine non realizza granché. Quindi abbiamo dei programmi ambiziosi e sicuramente abbiamo anche la possibilità di realizzarli, così come diciamo sempre fatto anche nelle esperienze passate. Lei invece? Sì, è la stessa cosa. Programma che abbraccia un po' tutte le problematiche della comunità, le problematiche sociali, le esigenze dei servizi, e alla luce di quello che è stato fatto ritengo che bisogna insistere su questa traccia, sicuramente con la possibilità di realizzare in buona parte, se non totalmente, quello che abbiamo previsto. Sono cose normali, sono cose di cui la cittadinanza ha bisogno, sono cose già avviate e da portare a compimento con un perfezionamento e un ampliamento sicuramente. Ok, intanto io vi chiedo la collaborazione, siccome le domande sono parecchie, vediamo se riusciamo a farle tutte, quindi vi chiederei di una risposta molto più breve. Intanto, perché si è ricandidato? La ricandidatura è stata quasi naturale per portare a termine il processo di modifica, ammodernamento e rivalutazione del paradigma amministrativo e portare a termine i lavori avviati e avviare quelli già finanziati che devono solo partire. Mentre Di Costanzo, perché ha deciso di ricandidarsi? E sono, diciamo, la passione per la politica io ce l'ho dalla nascita e quindi sono stato sempre, diciamo, sono stato sempre impegnato in politica. Lo ricordiamo, vogliamo ricordare se lei è stato già sindaco, consigliere provinciale? Ho fatto già il sindaco per 10 anni ad Alvignano, ho fatto il consigliere provinciale per 15 anni, ho fatto l'assessore anche in provincia per 10 anni, poi ho fatto il presidente della provincia e il consigliere regionale. Quindi la passione poi, diciamo che un gruppo di giovani nuovi della politica, tanti di loro nuovi della politica, mi hanno spinto con l'entusiasmo che è poi quello là che prevale oggi nei giovani a fare questo passo per cercare di dare un contributo di esperienza per realizzare quei progetti che loro e anche io ritengo siano utili per la nostra comunità. Marcuccio, ha mai pensato durante questo periodo, ma chi me l'ha fatto fare? Quando il lavoro si faceva duro, le problematiche. Certo, è una domanda che faccio un po' a tutti questi. Certo, sì. Ci sono stati momenti di scoramento, momenti di difficoltà, in particolare all'inizio, quando sono arrivato con l'amministrazione e non ho trovato personale. Non ho trovato personale al comune, i servizi non potevano essere, diciamo, osservati e diciamo date ai cittadini e lì c'è stato un forte scoramento. Poi però assieme agli amici abbiamo cercato di venire incontro a questo inconveniente con concorsi che hanno poi coperto tutti i posti vacanti e con un organico professionalmente alto, valido, che adesso ci chiedono anche da altri comuni. Quindi abbiamo non solo risolto i nostri problemi, ma interveniamo anche presso diciamo, le comunità che ci chiedono. Marcucci, invece un'altra domanda che volevo farla e poi passiamo a Di Costanzo. C'era un obiettivo
che più degli altri ci teneva a fare e quindi è riuscito poi a realizzare? Sì, innanzitutto un plesso scolastico nuovo, considerato che il plesso della primaria e infanzia è un plesso datato, con sicurezza diciamo molto ridotta, per cui bisognava intervenire. Si è scelto di intervenire delocalizzando, anche perché eventuali lavori su quel plesso non avrebbe potuto accogliere gli alunni in altra sede che non era disponibile. Quindi questo sicuramente, ma siamo intervenuti su tutte le strade dissestate al massimo, che non erano più trafficabili, per un totale di una ventina di strade, e altre 10 sono state finanziate. Va bene, fermiamoci qua. Sì. Di Costanzo, qual è il suo primo obiettivo in caso di elezioni, cioè che comincerà subito il giorno dopo l'eventuale elezione? E abbiamo una serie di problemi da risolvere e da subito, insomma, sicuramente cercheremo di migliorare l'efficienza degli uffici. E sono stati fatti i concorsi, e questo grazie anche al fatto che il Comune era un comune che dal punto di vista economico stava in un buon stato, tant'è vero che diciamo, molti comuni limitrofi non hanno potuto fare espletare i concorsi proprio perché avevano dei bilanci quasi in dissesto. Quindi ben vengano, ha fatto bene a fare i concorsi, certamente c'è qualche lagnanza dal punto di vista della velocità del dispiego delle pratiche, quindi cercheremo di fare in modo che il Comune possa essere veloce, così come lo richiedono i tempi di oggi, richiedono velocità nelle procedure per poter poi attuare quelli che sono i progetti e i fondi che il PNRR mette a disposizione. Ci arriveremo. Marcucci, almeno due dei punti più importanti in caso di elezioni. Sicuramente il PUC, il piano urbanistico comunale, perché abbiamo un programma di fabbricazione antico e quindi c'è necessità di rinnovare, e per chi attraverso... Come mai non è stato fatto fino ad ora? Sono state le difficoltà? Non so in precedenza, io il problema me lo sono posto e ci stiamo lavorando già da un po' di tempo e siamo alla stesura del preliminare e aspettiamo il contributo di tutti i cittadini, le associazioni di categoria, le imprese, i tecnici, e tutti quanti vogliono dare il loro contributo. Quindi è una necessità, perché senza un regolamento sul piano urbanistico evidentemente il paese non può crescere. Certo. Di Costanzo, il piano di rilancio, il suo preferito, il PNRR, come dicono quelli che parlano bene, sì, noi... è una grande occasione questa, no? Sì. La faccio a entrambi la domanda. Sì, sicuramente è un'occasione che va sfruttata, e per questo sto già in contatto con i sindaci dei comuni limitrofi per fare insieme a loro un gioco di squadra, perché vengono sicuramente premiati i progetti che coinvolgono delle aree vaste, quindi c'è la necessità di mettersi insieme agli altri comuni per poter poi ottenere quelli che sono i finanziamenti per fare dei progetti importanti. Sono in contatto col sindaco di Piedimonte, con il sindaco di Alife, con il sindaco di Caiazzo, il sindaco di Piano di Monteverne, per fare insieme una programmazione che possa portare tutta l'area uno sviluppo che possa dare qualche possibilità di occupazione anche nella nostra comunità. Marcucci, uno dei progetti che sfrutterà sicuramente più degli altri con il piano di rilancio? Ma noi teniamo già dei progetti avviati in tal senso, e abbiamo già con comuni limitrofi avviato dei progetti di miglioramento e di riqualificazione che credo vengano finanziati. Nel caso non dovessero essere finanziati, questi progetti saranno idonei ad essere poi finanziati con il PNRR.
Sicuramente abbiamo una serie di impegni e di appuntamenti e anche progetti già in via di esecuzione per richiedere i finanziamenti che il PNRR consente. Un finanziamento che è possibile proprio perché c'è una struttura organizzativa comunale con un tecnico all'urbanistica, un tecnico ai lavori pubblici e un altro tecnico che diciamo fornito dalla Regione Campania supporta questi interventi su tutti i fronti. Di Costanzo, invece lei che diciamo la stessa domanda. Beh, io vorrei rispondere un po' a quella là di prima, quando riguardava il PUC, no? Perché è stato detto, dice come mai nel passato non è stato fatto il PUC. In vero il PUC è una scadenza di legge, cioè voglio dire, adesso il PUC entro dicembre lo dovranno fare tutti i comuni e tanti comuni in provincia non hanno ancora adottato il PUC. Nella fattispecie per Alvignano era stato fatto il programma di fabbricazione quando in città e nel comune c'era Moccia che aveva circa 300 occupati. E di questi 300 occupati, 150 venivano da fuori e quindi fu previsto un ampliamento demografico allora nel programma di fabbricazione che consentì di inserire gran parte del territorio di Alvignano come zona di espansione, come zona B, proprio in funzione di una possibilità di crescita demografica negli anni successivi. E quindi questo PUC approvato alla fine ha consentito a tante famiglie di costruirsi l'abitazione e di costruirsi anche tutte le comodità perché c'era un indice volumetrico pari a 3 metri cubi per ogni metro quadrato che era una bella cosa per quanto riguardava diciamo, anche piccoli lotti, si potevano costruire le case comode. Adesso chiaramente se si faceva il PUC precedentemente, perché non sono stato solo io per 10 anni, ma anche il professore Marcucci non è che l'ha approvato nei primi anni, sono stati 5 anni dove insomma alla fine è stato costretto anche lui ad farlo perché c'era diciamo, la scadenza di legge. E noi siamo andati avanti comunque in questi 10 anni sfruttando la possibilità delle conferenze dei servizi per le attività produttive, che i comuni sprovvisti di PUC, di piano regolatore, avevano la possibilità di dichiarare la pubblica utilità e di far nascere su tutto il territorio gli insediamenti produttivi dove i nostri cittadini ce li chiedevano. E questo diciamo, quindi abbiamo sfruttato questa cosa e quindi la necessità del PUC in quella fase non c'era proprio perché noi comunque per le attività produttive abbiamo dato libero sfogo a chiunque volesse intraprendere, volesse costruire. Tant'è vero, abbiamo inaugurato l'altro giorno l'ultimo manufatto, quello di Pontigorvo, però voglio dire anche precedentemente ci sono state altre attività produttive che si sono inaugurate e quindi hanno consentito diciamo, di creare sviluppo e occupazione sul nostro territorio. Marcucci, in sintesi però, perché questo richiede la risposta, immagino lunga, però noi abbiamo bisogno di risposte corte. Diciamo, le opere che lei ha realizzato e le opere che ha trovato da realizzare, che non erano ancora complete. Abbiamo lavorato, come dicevo prima, su una ventina di strade dissestate, sia urbane e sia rurali. Altri 10 interventi sono previsti con un finanziamento di 940.000 euro e altri piccoli interventi che andiamo facendo per dissesti idrogeologici ed altro. Abbiamo sistemato una fogna a cielo aperto, stiamo realizzando, perché abbiamo avuto i finanziamenti, una scuola, un complesso scolastico che si realizza su 11.000 metri quadri e che ha avuto un finanziamento dallo Stato di 4.600.000. Qual è la zona? La zona di San Pietro. Diciamo anche per compensare l'altro lato del paese, visto che la scuola media sta al lato nord e questo sorge al lato sud.
Che altro? Abbiamo provveduto a una piazzetta sulla una frazione di Marciano Freddo, stiamo provvedendo a una strada che sblocca la frazione di Rasignano, che è un centro storico per cui il traffico era diventato impossibile, non c'era zona di parcheggio. Stiamo realizzando questo per un finanziamento diciamo di 190.000 euro e altre e tantissime altre cose, due campi da tennis, abbiamo riaperto il cimitero, abbiamo riavviato i lavori del cimitero, abbiamo riaperto il santuario che era chiuso da 3 anni. In realtà ci avviamo anche a un progetto finanziario di cogenerazione energetica, a un efficientamento energetico di 681.000 euro che consentirà un risparmio energetico e anche l'ampliamento della rete di illuminazione. Che cosa? Tante altre cose ci sono anche di un certo rilievo in realtà che consentono una vivibilità e consentono di avere dei servizi più efficienti. Ma quello che ho trovato avviato il cimitero, ma lì il problema ancora esiste perché? Perché è stato fatto con un project financing che affidava alla ditta i lavori offrendo il terreno. Questo terreno in realtà i loculi vengono venduti ai cittadini e vengono venduti con il servizio del comune, senza avere una percentuale per questi servizi che noi rendiamo alla ditta e rendiamo ai cittadini. Quindi la ditta prende i soldi e noi dobbiamo provvedere ai contratti, a tutto quello che serve, senza poter avere una minima di percentuale. Poi ci sono i lotti di terreno, erano 144, adesso sono diventati 108, sono lotti che il comune aveva dato alla ditta per diciamo individuare questi lotti. La ditta li vende a 10.000 euro per 16 metri quadri e c'è una clausola nel contratto che laddove dopo 6 anni dal diciamo ultimazione dei lavori non dovessero essere venduti questi lotti, il comune è tenuto a comprarli. Quindi se restassero 70-80 lotti, noi avremmo sicuramente un dissesto per il semplice fatto che questi lotti noi li dovremmo pagare a 10.000 euro, quindi 700-800.000 euro. Posso rispondere qui su questo argomento? Allora, il cimitero comunale è stata un'opera che abbiamo appaltato e realizzato noi. La vecchia amministrazione abbiamo fatto un project financing dove sono previsti la realizzazione di circa 400 loculi e 100 diciamo, lotti di terreno. Questi lotti di terreno, diciamo, allora innanzitutto il cimitero non è stato mai fermo, perché il fatto che sia stato fermo, a me non risulta che si sia mai fermato. Quindi voglio dire, il cimitero è andato avanti così come era il nostro progetto, non ci sono varianti, non ci sono modifiche a quello che era il progetto iniziale. I loculi sono stati quasi tutti già venduti, ma rimangono poche ultime file, le quinte file, quindi diciamo è stato il numero dei loculi sicuramente è stato proporzionato bene rispetto a quella che era poi un'esigenza che era da diciamo vecchia di anni, 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 erano decenni che la gente di Alvignano voleva che si costruisse il nuovo cimitero. Per quanto riguarda i lotti, il prezzo dei lotti, di questi lotti per le cappelle, innanzitutto sono circa 100 lotti e 35-40 già sono stati venduti, stanno costruendo adesso le cappelle. Altri 60-70 lotti si dovranno vendere diciamo dopo sette anni che verrà consegnato l'opera, perché l'opera adesso diciamo, è stata fatta la sala mortuaria, è stata fatta la casa degli uffici del custode, però c'è da fare tutta l'area parcheggio, quindi il costo del terreno residuo viene fuori dal fatto che questa impresa dovrà realizzare i parcheggi, i sottoservizi e tutto ciò che diciamo, era previsto ed è previsto nel progetto. Alla fine di tutto,
diciamo, alla fine di tutto, quando finiranno e saranno collaudati, perché adesso è stato consegnato parzialmente una parte del cimitero che riguardava solamente i loculi, proprio per la grande necessità che c'era di avere dei loculi, perché alla fine la gente se no, non aveva dove seppellire, dove posare, dove seppellire i propri cani. Alla fine quindi bisogna fare il parcheggio e non mi risulta che in questi 5 anni fosse stata fatta alcunché per quanto riguarda la pratica dei parcheggi. Allora, questa ditta aveva 500 giorni per completare l'opera e quindi, diciamo, io mi sarei aspettato una messa in mora alla ditta per chiudere questi lavori. Oggi che cosa faremo appena eletti? Niente, faremo, innanzitutto sbloccheremo l'area dei parcheggi, perché ci vorrà anche là un parere della sovrintendenza, così come lo abbiamo avuto per i loculi, dopodiché si realizzeranno le opere e alla fine, se dovesse rimanere fra 7 anni, ma anche di più, perché giustamente i 7 anni partono dalla data in cui verrà completata diciamo, l'opera, ne abbiamo 7 anni per vendere questi lotti e credo che molti saranno venduti. Quelli che rimarranno di proprietà del comune serviranno per costruire altre cappelle, perché su ogni loculo, su ogni lotto si possono costruire altri loculi che sicuramente avremo la necessità di costruire, perché quelli là che abbiamo già fatto sono quasi completati. Ok, fermiamoci, vuole rispondere qualcosa? No, erano solo 500 giorni per finire i lavori, il contratto è del 2010, quindi al 2017 io non ho trovato, diciamo... C'è avuto un'interruzione per la sovrintendenza, quindi praticamente poiché, diciamo, la sovrintendenza ha fatto fare delle prove archeologiche, la ditta giustamente in quella fase, quei 2 anni per le prove, sono stati scorporati da questo conteggio, perché chiaramente essendoci le prove, quindi poiché non poteva di fatto iniziare i lavori, non vengono conteggiate nei 500 giorni. 7 per 3, 21, 2000 e più. Però no, volevo solo dire, sì. Comunque esisteva già un progetto del cimitero per ampliare il cimitero. E questo progetto è stato ignorato per fare quest'altro, e questo il progettista che aveva già realizzato il suo progetto chiedeva 45.000 euro e quindi è stato ignorato per sceglierne un altro, e noi poi abbiamo fatto una transazione e con circa 20.000 euro siamo riusciti a commerciare. Quindi sarebbe stato anche giusto recuperare quel progetto per vedere ed evitare altre spese. Disabilità. Era un progetto però che non avevamo dato noi, ma molto datato, e quindi era un progetto che non riusciva ad essere più applicato, perché purtroppo se uno fa un progetto 20 anni prima poi diventa irrealizzabile dopo 20 anni. Perché c'è stato perché ci sono, diciamo, intervengono altre problema cose. Della disabilità, pure questo molto in sintesi, che cosa prevede il suo programma e invece quello di Marcucci? Allora, la disabilità sicuramente noi abbiamo sempre, nella mia amministrazione, quando ho fatto io l'amministratore, diciamo, avevamo una grande attenzione per i disabili, tanto è vero che inserimmo la possibilità dell'assegno di cura, per cui molte famiglie che avevano persone disabili potettero scegliere loro, diciamo, le persone che dovevano stare vicino ai propri cari. E quindi noi davamo un contributo e che, diciamo, loro utilizzavano nel modo migliore che ritenevano. Adesso dobbiamo vedere se si può riprendere questo progetto, se è ancora fattibile, però chiaramente dobbiamo chiedere all'ambito di Piedimonte, dove sì, noi facciamo parte, vedere se possiamo, diciamo, incrementando quello che sono i contributi regionali che arrivano all'ambito, mettendo anche una parte noi come bilancio comunale. Allora lo facemmo, noi destinammo dei fondi proprio del bilancio per andare a rimpinguare quelle risorse, proprio per cercare di dare alle famiglie dei disabili una mano in più per poter fare assistere i propri cari da persone che sceglievano direttamente loro. Marcucci. Sì, l'assegno di cura è continuato, sta continuando, ma noi intendiamo fare un'attività molto forte per la disabilità.
anche se il Covid purtroppo ce l'ha impedito, e di questo mi rammarico, anche con le associazioni che, diciamo, della categoria, quindi associazioni che avrebbero voluto un po' di appoggio in più. Cercheremo anzitutto di abbattere le barriere architettoniche con il progetto PEBA e soprattutto cercare di coinvolgere in maniera diciamo pratica, attiva, questi soggetti affetti da disabilità per renderli partecipi, per rendere anche la comunità più inclusiva e poter fare in modo che questi disabili, questi soggetti diversamente abili possano trovare nel contesto un'accoglienza più ampia. Urbanistica, questa è una mia impressione, cioè una mia analisi che ho fatto su questa cosa. Che cosa prevedete per Piazza Interpaoli? Cioè, secondo me non è né un'area verde né un parcheggio. Pensate nel programma per la piazza centrale. Guardate, sì. Guarda che la piazza centrale io l'ho realizzata io quando ho fatto il sindaco e veramente ce l'apprezzano un po' tutti, quindi penso che è una piazza che deve essere solo rivitalizzata con eventi, con manifestazioni, però diciamo abbellirla più di come è bella non credo che, serva. Si vedono macchine all'interno della piazza e all'esterno va bene. Ma quello, le macchine all'interno della piazza nei giorni normali, perché ci sono delle attività, comunque delle attività commerciali, e quindi per non penalizzarle si è riservato anche all'interno della piazza dei posti auto. Chiaramente però la sera, il venerdì, il sabato e la domenica nel programma noi abbiamo intenzione, programma elettorale, abbiamo intenzione di creare una serie di eventi e quindi chiuderemo in quelle serate l'interno della piazza, faremo in modo diciamo, che possa crearsi quel palcoscenico adatto per poter... Deviando il traffico poi dove? Il traffico, quello è il allora possiamo anche fare far deviare il traffico per l'area mercato senza la stazione, diciamo. Sì. Un altro punto dolente. Lei invece prevedeva qualcosa per questa piazza? Diciamo che per questa piazza andarci a mettere mano sarebbe poi la terza, la quarta volta nel giro di poco tempo. Io con l'amministrazione prevedo che il sito dell'attuale scuola primaria, scuola dell'infanzia, quella che sarà delocalizzata, dove le strutture devono essere abbattute, lì creare una villa comunale con servizi sociali annessi dove tutte le età possano ritrovarsi, bambini, ragazzi, adulti, diciamo e anziani, con diciamo accoglienza specifica e predisposta, quindi biblioteca, attività sociali di vario tipo. Io ho perso un attimo il filo, dove esattamente? Dove diciamo a fianco alla attuale piazza, dove sono le scuole elementari al di sopra, in maniera che quello che è si lascia così, perché sarebbe un ulteriore intervento diciamo nel giro di pochi anni, e questo i cittadini non lo consentirebbero, né io l'ho sposerebbero. Ma il parcheggio alle spalle, effetti, però io credo che quell'area scolastica al centro che dovrà essere dismessa, io invece se dovessi essere eletto cercherei di realizzare delle strutture scolastiche per diciamo, sperare di poter riportare ad Almignano la scuola superiore. Quindi poiché è stata istituita da me quando facevo l'assessore in provincia la possibilità della scuola, c'era il liceo pedagogico, io mi auguro che possiamo adesso con la collaborazione del liceo scientifico, perché noi adesso dipendiamo dal liceo di Piedimonte, di portare ad Almignano una scuola superiore. Quindi diciamo in quell'area io rifarei, perché diciamo una zona dove c'è sempre stata la scuola, toglierla io penso che è comunque un danno che si fa anche alla comunità di quella zona. Quando è successo a me, io mi sono ritrovato
appena eletto sindaco, con la scuola media che era posizionata su in Piazza Monumento, e mi sono ritrovato questa scuola fittata al centro del paese, diciamo di proprietà, nella proprietà di un privato di Russo, e ho inteso fare un project financing per riportare la scuola media là dove è stata per tanti anni, cioè Piazza Monumento. E diciamo, come ho fatto? Ho fatto un project financing sfruttando l'indennità che dovevamo pagare all'anno a questo privato, e mettendo una parte delle risorse. In effetti noi pagavamo circa 90.000 euro tra il fitto della struttura scolastica vera e propria, più diciamo, la segreteria che era alloggiata in un appartamento sempre di proprietà del signor Russo, e vedevo questa come una risorsa che in effetti veniva sprecata, perché giustamente pagavamo 70-80 mila euro, non ricordo preciso, insomma, ma in quest'ordine di idee, all'anno per una struttura che non aveva nemmeno le funzionalità di una scuola vera e propria. E quindi abbiamo fatto un project financing e abbiamo riportato in Piazza Monumento diciamo, la scuola media, e oggi penso che i cittadini siano rimasti contenti di questa cosa, anche i cittadini di quella zona. Marcucci, allora? Ma io per questo altro project financing sono un po' perplesso, perché come lì abbiamo qualche danno per il cimitero, abbiamo qualche danno per il comune, anche per questo abbiamo un grosso danno. Perché? Perché a differenza del nuovo plesso progettato, di cui è iniziata la costruzione, di cui abbiamo avuto totalmente i finanziamenti, qui è stato fatto con un mutuo di circa 1 milione e il resto con diciamo, soldi messi dalla ditta che ha costruito. E il totale sarebbe stato 1.700.000, 1.800.000, poi è diventato 1.900.000, e poi oltre al milione già dato come prestito dalla Cassa Depositi e Prestiti, noi abbiamo adesso un vincolo di pagare circa 90.000 più IVA all'anno per 20 anni. Ciò significa che si tratta di circa 2 milioni, più il milione viene a costare 3 milioni, quando tutto il lavoro poteva essere fatto o con finanziamenti pubblici oppure con, diciamo, Cassa Depositi e Prestiti, i cui interessi erano allora circa il 2% e attualmente potevano essere rinegoziati con un tasso molto inferiore, circa il 2%. Se posso rispondere in questo, dopo, è quando io osservo... Ci sono delle inesattezze enormi. Allora, la Cassa Depositi e Prestiti, il sindaco Marcucci sa che non avevamo capacità, perché precedentemente erano stati fatti i mutui per le piazze a carico del comune. Noi avevamo un fitto passivo di circa 80.000 euro, abbiamo trasformato questo fitto in un investimento. Avevamo, non per un mutuo acceso, ma avevamo come contributo ex legge 51 circa 700.000 euro in cassa. Il progetto della scuola era di 1.800.000 comprensivo degli espropri, parliamo di 2.000 metri di scuola. Era comprensivo degli espropri 1.800.000, quindi noi abbiamo pagato i primi 800, la ditta ha dovuto anticipare 1 milione e noi abbiamo inteso restituirlo in 20 anni, e chiaramente in 20 anni, se andiamo in una banca, in qualsiasi banca andiamo, un mutuo di 1 milione diventa chiaramente 1.800.000 dopo 20 anni. Quindi, e alla fine, comunque in ogni caso, abbiamo fatto una cosa utile, perché noi non abbiamo sprecato questi 80.000 euro. Allora non c'erano delle possibilità. Perché allora non c'erano le possibilità di dichiarare inagibile una struttura e di ottenere i finanziamenti, così come molto semplicemente è stato fatto adesso, perché adesso in maniera molto veloce si è detto: questa scuola è inagibile, costruiamo un'altra, e quindi hanno richiesto poi lo smantellamento di quella là esistente, cosa che secondo me non è nemmeno ben fatto. Bene, fermiamoci qua.
La domanda comunque ad entrambi, stazione ferroviaria, mi rendo conto che è una questione di EVA, praticamente l'azienda che gestisce, però i sindaci possono fare qualcosa per quanto riguarda, diciamolo chiaramente, un degrado della stazione ferroviaria di Alvignano, che pure è una cosa importante. Concludo la domanda, se non è il caso di sentire anche gli altri. È già stato fatto un piano da EAB per la ristrutturazione di tutte le stazioni ferroviarie dell'Alto Casertano, quindi io ho rapporti in EAB perché ho amicizie che vengono da quando ho fatto il consiglio e mi sono informato di questa cosa e in effetti c'è un piano già approvato e quindi a breve, nel giro di qualche anno, verranno rifatte tutte quante le stazioni ferroviarie dell'Alto Casertano. Quindi in qualche modo abbiamo risolto. Io dico di sì, volevo solo precisare che il fitto era di circa 60.000 euro, non di più. E no, c'è anche la casa, a questi 60 devi aggiungere poi la casa, l'appartamento fittato per la segreteria, che era a parte. Quindi in totale, scuola. O 60 o 70 o 80, sì, erano comunque un fitto passivo. Il problema alla fine è diventato un investimento. Il problema è che è stato adottato un bando senza la copertura finanziaria. Il problema è che la gara non poteva essere fatta e non si poteva stipulare il contratto. L'altra cosa, tra l'altro molto evidente, è che su quella scuola c'è un impianto fotovoltaico molto alto di cui noi non ricaviamo nulla e neppure abbiamo possibilità di avere lo scambio sul posto, per cui l'energia della scuola media ammonta a circa 15.000 euro all'anno e in più il gas per riscaldare, poiché non, diciamo, questa struttura non è stata vista diciamo con possibilità di non dispersione di calore, e il gas ancora 7-8 mila euro, quindi abbiamo una spesa perché quella struttura non ha le caratteristiche che adesso si richiedono. La struttura è a norma ed è a norma sia dal punto di vista sismico, e questo è stato certificato dalla società che l'ha costruita, Melillo, insomma, voglio dire, alla fine la struttura è a norma, ma dal punto di vista della copertura finanziaria, diciamo, noi tenevamo queste somme in bilancio e anzi spero che siano state messe là disponibili in base a questo contratto che è stato sottoscritto. Noi tenevamo la necessità di tenere queste somme per pagare Russo e quindi, diciamo, era ovvio che la disponibilità finanziaria c'era perché avevamo questo impegno prima con Russo e poi chiaramente con colui che ha sostituito, ha surrogato, diciamo, questo fitto. Per quanto riguarda il fatto del fotovoltaico, ebbene, la ditta che ha costruito la scuola alla fine si è impegnato nel contratto a operare tutte le opere ordinarie e straordinarie di manutenzione in cambio di questa area, di questo fitto di superficie, tra virgolette. Quindi in cambio della possibilità di installare un impianto fotovoltaico, la ditta si è impegnata nel contratto ad assicurare la manutenzione straordinaria e ordinaria dell'edificio, cosa non da poco, visto quanto ci costano ogni anno gli interventi di manutenzione. No, la manutenzione ha un costo a parte, quindi non c'è un contratto fatto per questo fotovoltaico, quindi il diritto a questa... Il diritto di superficie, lui ha acquistato il diritto di superficie e in cambio ci ha dato la manutenzione. Ma non è previsto in nessun posto. C'è non, nel contratto, sta solo scritto che aveva diritto a farlo, no. O si riservava di farlo. Allora, il 13 giugno chiameremo la ditta e prenderemo quello che è, diciamo, il contratto dove lui dovrà comunque assicurare la manutenzione straordinaria e ordinaria dell'edificio. La manutenzione prevista via via crescendo, partendo da un costo, diciamo, ridotto all'inizio, via via crescendo nei 90.000 più IVA che dobbiamo pagare all'anno. Fermiamoci. Per quanto riguarda la stazione ferroviaria c'è un'attività a fare, voglio solo dire che io in un progetto che abbiamo presentato come amministrazione prevediamo anche il sottopasso laddove c'era la maison de campagne che si passava sui binari molto pericolosissimi.
Per il resto si sta procedendo. Poi volevo chiarire una cosa ai cittadini: io, diciamo, sono candidato, non ho precedenti penali, quindi sento dire che io ho precedenti penali, niente, io ho subito una misura cautelare sulla scorta di alcune dichiarazioni che hanno fatto e che praticamente si sono anche risolte, tant'è vero che mi hanno derubricato la corruzione, che era poi una corruzione elettorale, ossia non corruzione con soldi, cioè io non ho preso soldi da nessuno, non ho mai rubato, quindi, e nemmeno me l'hanno mai contestato questa cosa, mi hanno solo contestato, il PM mi hanno contestato, mi hanno applicato una misura cautelare sulla scorta di alcune dichiarazioni per una corruzione elettorale che consisteva nel fatto che una persona di Albignano, parente di un assessore, era andata a lavorare presso questa ditta che faceva la raccolta differenziata. Questo è venuto fuori dopo nel riesame, i giudici hanno eliminato questa cosa perché hanno visto che io non c'entravo assolutamente niente, né c'entrava manco l'assessore, e quindi praticamente la cosa adesso si sta portando avanti per un'ipotesi che alla fine si è smontata strada facendo. Noi siamo contenti di questo, te l'auguriamo, io personalmente te l'auguro. No, perché spesso dice quello se viene eletto, io non sono stato condannato, per la Severino dovrei ricevere 3 gradi, dovrei essere condannato innanzitutto, e non so quando dovrebbe accadere questo, visto che sono passati 6 anni e non si è manco concluso il primo grado, si va avanti con rinvio. Fermiamoci qua perché abbiamo proprio un minuto finale. Che cosa vuole dire agli elettori? Un appello rapidissimo. Niente, io mi conoscete, io se prendo l'impegno di fare delle cose per il paese le mantengo, le ho sempre mantenute, l'ho fatto anche quando ho ricoperto altri ruoli. Ricordo a me stesso la realizzazione di questo ponte dei briganti, un'opera di 23 milioni di euro che io realizzai quando facevo l'assessore ai lavori pubblici della provincia di Caserta, che è una delle opere più importanti forse realizzate in quest'area, dopo l'ospedale. E quindi voglio dire, io sono uno che anche nel paese, il paese sa come ho lasciato il paese nel 2017, le cose che ho fatto e che non sono poche, le feci vedere con un video e quindi sono cose, non numeri dati giusto per darli, ma fatti. E io l'impegno è quello là di continuare, di impegnarmi e di realizzare tutte quelle opere, perché io penso che dovremmo iniziare un po' da capo per fare in modo che il nostro paese possa ritornare a splendere come splendeva allora. Marcucci, io prima di fare questo, questo messaggio, di inviare questo messaggio agli elettori, volevo chiedere questo: problema rifiuti. Che cosa è successo? È successo che la ditta che aveva fatto delle offerte, un tantino esagerate, non sta mantenendo gli impegni di queste offerte migliorative. Per cui abbiamo sollecitato, abbiamo risollecitato, abbiamo applicato delle sanzioni e siamo arrivati al punto che a distanza di un anno o qualche mese la cosa non si risolve da parte della ditta, per cui il contratto è stato deciso. Un messaggio come alla stessa maniera A proposito, scusa, dei rifiuti, se posso, noi hanno buttato la croce addosso allora per quell'appalto dei rifiuti. Ricordo a me stesso, e il sindaco me ne può dare atto, che durante la fase in cui questa ditta ha operato ad Albignano, l'Albignano aveva una percentuale di raccolta differenziata intorno al 65-70% e i cittadini erano anche contenti di questo modo di procedere di questa ditta. Quindi voglio dire, adesso per dire, spezziamo una croce per noi che abbiamo avuto solo problemi in seguito a questo appalto, come se noi chissà che cosa avevamo combinato. Alla fine noi non abbiamo fatto niente, la commissione ha valutato che questa ditta aveva fatto l'offerta migliore e i cittadini hanno avuto prova durante il servizio di constatare che effettivamente il comune ha raggiunto una percentuale di raccolta differenziata veramente elevata. Anche in questo caso era previsto nel contratto un miglioramento della differenziazione
che purtroppo non è arrivato un po' per i tempi. Marcucci, allora l'ultimo messaggio rapido. Bene, allora perché? Per continuare, io chiedo il voto per continuare le attività iniziate, per avviare quelle finanziate che non sono ancora state avviate, per evitare una perdita di tempo, diciamo, nel cambiamento laddove ci dovesse essere, e poi per continuare nella fattività, nella legalità e nella trasparenza, per continuare anche a pacificare il paese, per continuare, diciamo, a valorizzare le risorse locali come è stato fatto. Bene, il nostro incontro con i due candidati a sindaco del comune di Alvignano, lo ripetiamo, termina qui. Grazie a voi che ci avete seguiti da casa, grazie ai nostri ospiti, naturalmente alla regia. Alla prossima, sigla.